Buongiorno, buon lunedì 10 luglio, ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel. Andiamo a sfogliare i quotidiani per vedere cosa accade in Italia e nel resto del mondo. Partiamo da Repubblica Nazionale, vediamo con cosa apre il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Sfida sul fisco compact per tagliare le tasse nella manovra d'autunno, quindi si parla di finanze e il piano del segretario PD su deficit ed investimenti. Il governo annuncia aiuti per assumere gli over 50 licenziati, quindi una sfida davvero importante per il governo che debba garantire anche, viste le nuove dinamiche delle politiche lavorative italiane, nuove opportunità proprio per le persone più anziane che sono state fatte fuori dal mercato del lavoro. Ma la notizia più importante a livello mondiale è quella di Mosul libera l'annuncio, ma il califfato non si arrende. Le forze irachene festeggiano la presa di Mosul. Vedete questa foto con questi soldati davvero in festa per una giornata importantissima. Come ricorderete, Mosul è quella che è stata considerata come la capitale dell'ISIS. Intanto andiamo un attimo in America, poi vedremo nello specifico, sfogliando le pagine interne di Repubblica, cosa accade in America, che è alle prese, come vediamo dal piede di Repubblica nella prima pagina, dagli affari di Junior a Ivanka, statista, anche il presidente tiene famiglia. L'America alle prese con il ruolo dei figli di Trump, assediato in una Washington politica che praticamente lo disprezza. Quindi anche l'analisi di Zucconi, che racconta quanto accade per questa presunta combine che avrebbe affrontato il presidente degli Stati Uniti d'America per far fuori la Clinton nella corsa elettorale, ma anche un'analisi, diciamo, personale di Vittorio Zucconi, che dà un commento su quanto sta vivendo Donald Trump con gli altri antagonisti politici. Andiamo a sfogliare il primo piano di Repubblica, che è dedicato, come abbiamo visto all'apertura, nel dizionario degli italiani la politica da Renzi a Grillo è sinonimo di sfiducia. Un'indagine che parla delle parole del nostro tempo, un sondaggio tra partiti e leader che confinano in una mappa lessicale nella regione del passato. Papa Francesco, l'unico che suscita speranza. Quindi un'analisi anche da un punto di vista sociologico. Andiamo a pagina 4. Ancora si parla dei temi dei migranti, scontro sugli sbarchi dopo l'out-out dell'Europa che ha fatto capire all'Italia che sola in una politica di accoglienza rispetto ai profughi che arrivano dal mar Mediterraneo. Parla Renzi, tra noi e la Lega un abisso, ma non possiamo accogliere tutti. Quindi Matteo Renzi dice: noi non possiamo accogliere i migranti. Basta soldi all'Unione Europea se non collabora. Intanto Di Maio, il leader dei grillini, perché non l'ha fatto quando governava? Chiede quasi in tono di sfida all'ex premier dello Stato italiano. Ora chiediamo noi, Berlusconi contro lo Ius Soli. Mercoledì intanto l'incontro del vicepresidente della Camera con i vertici di Frontex, poi visita al campo profughi di Ventimiglia. E poi ancora vedete soccorsi in mare, continua a livello politico lo scontro sui soccorsi. Ieri anche Giuliano Pisapia ha criticato l'accordo Triton, secondo il quale l'Italia è l'unico paese in cui far approdare le navi che soccorrono i migranti. E poi vediamo sotto Triton un errore di Matteo: ma Macron è peggio, se mi candido aiutatemi. Dovere morale, noi abbiamo il dovere morale, giuridico, politico di salvare vite. Il presidente francese mi fa imbestialire. L'obiettivo unità, se non riesco a unire la sinistra, mi arrendo con il PD. Sono più cose che uniscono che quelle che maturano una differenza. Cambiamo pagina, cambiamo argomento. Il centrodestra. Parliamo dei temi della politica. Siamo in vista di accordi richiesti, accordi rifiutati. E infatti Marchionne dice no a Berlusconi. Addì della Fiat, secco rifiuto al corteggiamento del Cavaliere. Dopo Calenda, anche la DFCA si sfila dal Toto candidati alla leadership. Io in politica non ci penso neanche di notte. Tensione in Forza Italia.
Italia per la ricerca del Papa straniero e per il ritorno degli ex a caccia di un seggio. Quindi inizia la sfida dei selfie, la selfie in Sardegna, dei VIP, meta sempre più ambita delle persone più importanti d'Italia. Su Instagram compare il selfie di Berlusconi a Villa Certosa in Sardegna in compagnia dell'amico Rudy Cavagnoli. La foto è comparsa ieri sera sul social Instagram, condivisa dalla pagina Silvio Berlusconi storico, la didascalia ad adagio, il nostro presidente è in vacanza. Sotto l'immagine si sono rapidamente accumulati, come potete immaginare, centinaia di messaggi di tutti i tipi, ovviamente anche tanti sostenitori. L'intervista su Parla Salvini: il Movimento 5 Stelle non è il male, l'intesa è possibile. Dopo il voto, il leader leghista parla e spiega su immigrazione, Europa e sicurezza, si può dialogare non poco, Berlusconi rinuncia all'idea di accordo con Renzi, il leader c'è già, sono io. Quindi Matteo Renzi ha le idee chiare su quanto da farsi in vista degli accordi programmatici che debbano determinare le nuove guide delle prossime sfide elettorali. Ma cambiamo pagina, andiamo praticamente a vedere la nuova pagina di Repubblica, che parla di temi importanti come quelli anche del crollo di Torre Annunziata. Andiamo a vedere quello che succede a Torre Annunziata. Ci sono state ore concitate, ha rotto il silenzio l'amministratore di condominio della palazzina che è crollata, ha spiegato le sue ragioni, si era parlato di vari tipi di lavori, c'è molta confusione sugli interventi che riguardavano lo stabile. Lui assicura non c'era nessuna realizzazione di un bed and breakfast, ma tra sabato e domenica è arrivato anche il cordoglio di Papa Francesco e dal suo pulpito Don Ciro, il parroco di Torre Annunziata, chiede ai responsabili di farsi avanti, di dire e ammettere le proprie colpe. E poi c'è la questione di Bosco Reale, pochi chilometri appunto da Torre Annunziata, dove ignoti hanno minacciato un altro parroco dicendo: Torre Annunziata è in lutto, qui la festa non si fa. Le lacrime non servono, l'impegno sì, 8 morti sotto quelle macerie, 2 famiglie distrutte, i corpi di quei bambini avvolti in teli bianchi, portati via dopo ore di scavi disperati a mani nude per cercare la luce della salvezza della vita a Torre Annunziata. Don Ciro Cozzolino, sacerdote della parrocchia della Santissima Trinità, spiega: abbiamo un patrimonio immobiliare fatiscente, serve la prevenzione, non basta commuoversi solo davanti a queste morti, è necessario maggiore impegno. E dal pulpito della sua chiesa il parroco Don Ciro chiede ai colpevoli di farsi avanti, di ammettere le loro colpe. E intanto esprime profondo cordoglio ai familiari. Papa Francesco invoca dal Dio della misericordia il conforto per i feriti e per coloro che soffrono per la perdita delle persone care. E poi a Bosco Reale salta la festa in onore di Santa Maria Salomone, dopo le minacce agli ambulanti e il palco vandalizzato. Torre Annunziata in lutto, qui non si deve fare la festa. Questo è il messaggio secondo Don Alessandro Valentino, che denuncia che Agito lo ha fatto per mandare il suo messaggio di violenza. La festa non si fa perché lo decidiamo noi. Questo è lo scenario che fa da sottofondo alla tragedia di Torre Annunziata. Intanto rompe il silenzio l'amministratore del condominio con una nota stampa per smentire seccamente la notizia della realizzazione di un B&B quale causa scatenante del disastro. E dopo questa virata in campagna torniamo ai temi nazionali della politica, sempre Repubblica Nazionale. Abbiamo visto il 5 Stelle, abbiamo spezzato con un servizio di cronaca, parliamo adesso di Grillo e Casaleggio, sbarco in Sicilia, si torna a parlare dei migranti, vincere qui per puntare a Roma, i vertici a Palermo, sarà Cancelleri il candidato della regione, si apre la fase 2, quella del governo. Il personaggio, il vincitore senza rivali, adesso dice tocca a noi. Vicepresidente della Camera, non faremo alleanze con i vecchi partiti, assicura, né qui e neanche a Roma. Il leader 5 Stelle, questa è l'ultima chance che abbiamo, non tornerò più a nuoto a salvarvi. Intanto debutta il neo direttorio a servizio di De Maio, che
raggruppa le fila e rafforza la compagine a sostegno, visto anche le tensioni che comunque hanno vissuto all'interno del movimento i grillini, e poi Davico come i politici che hanno l'obiettivo di annientare il CSM. Luca Palamara, membro del Consiglio, lo scontro sui criteri di nomina dei magistrati spara nel mucchio per delegittimare il Cencelli, non c'è più. Quindi le questioni del dibattito sulla giustizia accompagnano quelli della politica. Cambiamo pagina e cambiamo soprattutto argomento, parliamo della polemica che racconta la Repubblica. Chiudete il lido fascista e la polizia denuncia il gestore della spiaggia. Siamo a Chioggia, protestano ampi e comunità ebraica, il caso in Parlamento, concessione che diventa a rischio. Dopo la denuncia del quotidiano Repubblica abbiamo visto le questioni di questo Lido che lo stabilimento si chiama Punta Canna, è arrivata la Digos, stop ai comizi in stile ventennio. Messaggio chiaro, il vialetto d'accesso al Punta Canna con i cartelli che inneggiano al fascismo stabiliscono le regole del proprietario Gianni Scarpa, che ieri si è detto stupito per il clamore suscitato dal dibattito aperto sull'opportunità di questa apologia del fascismo fatta proprio da questo Lido balneare e soprattutto stigmatizzata con una vera e propria inchiesta sulle pagine di Repubblica. Nella pagina accanto, la mia legge può fermare i nostalgici di Mussolini, basta con le zone franche, parla Emanuele Fiano del Partito Democratico, autore della proposta per punire l'apologia del fascismo anche sul web, che approda oggi alla Camera. Come ricorderete, come legge c'è soltanto quella della legge Mancino del 1996, che blocca alcune manifestazioni di estremismo anche politico. Cambiamo pagina, Mosul liberata, il tema che ha affrontato Repubblica, notizia del giorno, la città strappata all'ISIS, dopo 9 mesi abbiamo combattuto metro per metro, il premier iracheno ha dichiarato la vittoria in mezzo a strade piene di crateri, case sventrate, ora inizia la ricostruzione, ma i rischi e i pericoli sono davvero ancora immensi. Quindi Mosul liberata è la notizia a livello mondiale più importante che battono tutte le agenzie ormai da ore, e pubblicata sui quotidiani più importanti sia cartacei che web. Una storia particolare, siamo in tema d'estate, sono belle anche le storie diverse. Robinson, ex miliardario sfrattato dalla sua isola, aveva una fortuna, perse tutto, così da oltre 20 anni vive da solo sulla Restoration Island, ma qualcuno non mi vuole più. Quindi questo personaggio al limite del set cinematografico, vediamo come si chiama questa persona. Si chiama David Gleshen, 73 anni, ex presidente di una miniera d'oro. Nel 1987 persi quasi tutta la sua fortuna, 10 milioni di dollari. Qui a destra il suo vecchio cane Cassie, e lo vediamo appunto vivere in questa isola dove pare lo vogliano sfrattare. Sembra davvero Robinson Crusoe con questa barba. Mi hanno fatto causa i miei vecchi soci. La battaglia dura da 10 anni, ma io non me ne andrò. E come Tom Hanks, vediamo appunto l'adagio di questo sommario, in Castaway e come un moderno Robinson Crusoe, Glashev, nella foto qui sopra lo vediamo da giovane, dal maggio del 97 vive da solo sulla Restoration Island, quindi dovrebbe essere sfrattato, ma proprio si rifiuta. E poi il caso di Donald Trump, la First Family che imbarazza l'America, la polemica Ivanka al posto del padre al tavolo del G20, Donald Jr. coinvolto con Jared nel Russia Gate, un cerchio magico guida USA, quindi anche questa scelta di coinvolgere in maniera diretta i suoi diretti familiari imbarazzano un poco i leader anche della compagine amministrativa degli Stati Uniti d'America. Quindi abbiamo visto anche la scelta, come recita l'adagio del titolo di Repubblica, di far sedere al tavolo del G20 Ivanka. La foto della figlia del presidente con il leader del mondo fa scandalo, non abbiamo votato per lei. E quindi la polemica si infiamma nuovamente contro Donald Trump e le sue scelte di amministrazione di guida degli Stati Uniti d'America, in cui familiari, figli, anche compagni dei figli
vediamo che hanno un ruolo sempre più diretto anche a livello di vertici e importanti summit con altre potenze mondiali. Adesso vediamo l'apertura di Repubblica Napoli, l'apertura è dedicata al crollo di torre, abbiamo già visto il servizio, adesso si parla dei lavori nel giardino per fare una spa. Quindi ieri c'era stata la dichiarazione il mattino parlava di possibili lavori per la realizzazione di un bed and breakfast, oggi Repubblica Napoli parla di lavori nel giardino per fare una spa. Intanto ieri l'amministratore, come avete sentito nel servizio, aveva rotto il silenzio, aveva spiegato che non c'era nessun tipo di lavoro per realizzare un B&B, oggi si parla di spa. Vedremo nelle prossime ore quali saranno i nuovi aggiornamenti su questi interventi del mistero sul palazzo che è crollato, come ricorderete, uccidendo 8 persone, tra questi 2 bambini, Chicca e Sasà. E poi le parole di Don Ciro, chissà deve parlare, Rai da Bosco Reale, stop alla festa, appunto le minacce di ignoti. Sempre Repubblica Napoli parla di Capodimonte con il suo direttore Bélanger, ecco le nuove mostre, la rivoluzione e la bellezza, come molti l'hanno chiamata, del nuovo direttore di Capodimonte che ha dato vita al nuovo bosco, Real Bosco di Capodimonte, con nuovi spazi e nuovi servizi, ma soprattutto punta a nuove mostre, nuovi eventi e nuovi assetti per la reggia della città di Napoli nella zona alta, quella appunto di Capodimonte. San Carlo intanto sconti del 20% per i lettori, una fotonotizia con taglio alto per Sarri ai tifosi, resto a lungo, Insigne intanto dice voglio lo scudetto, quindi parliamo del calcio Napoli. Andiamo a guardare nello specifico le notizie che riguardano Torre Annunziata, lavori per una vasca e un albero sradicato nel giardino del crollo. Erano nell'area, oggi sommersa dai detriti. Appartamento venduto ad un imprenditore. Quindi i lavori sono il centro dell'indagine, ma i lavori creano più di una confusione su Torre Annunziata, proprio perché si continuano a rincorrere voci di diversi interventi e possibili responsabilità sull'eventuale causa del crollo. Intanto via Alfani, il muro del dolore, Don Ciro, ora chissà parli, il pulpito Don Ciro Cozzolino durante la celebrazione eucaristica ieri mattina dice dovete parlare, chissà se ci sono delle responsabilità deve informarne gli inquirenti. Amici e parenti scrivono intanto frasi di ricordo per le vittime sul muro del pianto. Vedete appunto la foto di tutte le persone che volevano bene a queste due famiglie morte sotto questo crollo di polvere, macerie e sangue. Arte a Capodimonte, omaggio a Sophia Loren e mostre su Van Gogh, Degas e i Samurai. Queste sono le iniziative che, questo vedete nella foto, parla con De Lucca e il direttore Sylvain Bélanger che annuncia le nuove iniziative che porteranno sempre più turisti. Un turismo anche di tipo stanziale a Napoli che coinvolga la Reggia in percorsi che debbano essere sempre più concertati con il resto delle attività culturali della città di Napoli. Cambiamo ancora pagina. Andiamo al calcio, Sarri resterò a Napoli per molti anni, De Laurentiis intanto incontra Reina, la partita più delicata resta quella del contratto. Una veloce virata sullo sport, poi si va alla cultura, al San Carlo, amore e morte con la Carmen e il Trovatore. Opera Festival, sconti per i lettori, meno 20% sui biglietti di ben 4 spettacoli lirici. Napoli dunque punta sulla cultura e con tante iniziative che vedano a sistema le varie eccellenze della cultura napoletana, dal San Carlo, come vedevamo, alla Reggia di Capodimonte, ma non solo, c'è anche il MAN, il Museo Archeologico e tanti altri punti davvero immancabili per chi voglia conoscere la storia di Napoli. Dalla Repubblica passiamo al Mattino, apriamo la prima pagina nazionale. Migranti, il ricatto dei trafficanti e l'apertura del Mattino di oggi, lunedì 10 luglio, allarme per un maxi esodo dalla Libia. Il piano dell'Italia pronti a fermare l'accoglienza, intanto il Viminale teme un gesto eclatante nel Mediterraneo, mentre il governo studia l'uscita dalla missione Tritori. E ancora la sfida del capitale umano dopo Apple, Little a Napoli, al via un'academy per giovani esperti di finanza 4.0.
Anche qui un approfondimento sul caso di Torre Annunziata del terzo cantiere, mentre il prete invoca il pentimento di chi ha sbagliato. Mosul liberata. L'Europa teme che appunto ci siano nuovi arrivi di pericolosi militanti dell'ISIS in Italia. A piede la nuova occasione del centrodestra. Muti e la Loren, star a Capodimonte. Ritorniamo sui temi delle iniziative culturali di Napoli. Andiamo a sfogliare un'altra pagina. Vediamo appunto la seconda pagina del Mattino di Napoli. La sfida del parroco ancora, quindi Torre Annunziata. Chi sa deve parlare, chi tace viene escluso dalla società. Ancora una foto del muro del pianto di Torre Annunziata. E la questione di Bosco Reale, minacce dopo il crollo, c'è il lutto, niente festa. Blitz contro gli ambulanti, il palco che viene vandalizzato. Il parroco accusa, questa è camorra. Le universiadi, il banco di prova per strappare i giochi olimpici. Pasquino, già stanziati 280 milioni. Siamo pronti per gli appalti. Ma seguiamo il servizio. Quindi adesso vediamo un attimino quali sono anche gli adagi della foto, le candidate. Dobbiamo sapere perché potremo avere in città, per la città, rivali del calibro come Parigi e anche Los Angeles. Sentiamo. Le Olimpiadi 2028 a Napoli. La proposta arriva direttamente dal segretario del PD, Matteo Renzi. È passato quasi un anno da quando Roma, con l'insediamento del sindaco 5 Stelle, Virginia Raggi, ha rinunciato alla candidatura della capitale ad ospitare le Olimpiadi del 2024. In quei giorni il sindaco Luigi De Magistris propose la città partenopea come possibile sede per l'edizione successiva. Oggi l'argomento torna d'attualità. L'ex presidente del Consiglio, infatti, valuta con grande attenzione l'idea a Napoli per i giochi del 2028. La riflessione è contenuta nel suo libro dal titolo Avanti, in uscita dal 12 luglio. Le anticipazioni sono state rese note dal Mattino. Il segretario sostiene che dopo la figuraccia mondiale che ci ha fatto fare l'amministrazione 5 Stelle, per Roma sarà quasi impossibile riprendere in considerazione la candidatura. A questo punto la città italiana che può davvero giocarsi la carta delle Olimpiadi è proprio Napoli, scrive Renzi, e per Napoli sarebbe la svolta, come lo fu per Barcellona nel 1992. Un ampio capitolo è dedicato alla capitale del Mezzogiorno. Per Napoli Renzi scrive di avere una passione travolgente, non ricambiata dall'amministrazione civica del sindaco De Magistris. Tra gli incontri più significativi Renzi annovera quello con Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra e medico al Santo Bono. Vado a pranzo a casa di Siani, dice l'ex premier, e penso che occorrerà sempre di più coinvolgere nel PD e nelle istituzioni persone di questa levatura. Poi si parla di Bagnoli, ci ho creduto dal primo momento e sono felice che anche dopo aver lasciato Palazzo Chigi si stia procedendo nel solco che abbiamo tracciato. Infine Pompei e il rilancio culturale della Reggia e di Capodimonte per concludere sulla Terra dei Fuochi, su cui il governatore Enzo De Luca ha investito tutta la sua autorevolezza. E penso che Napoli sia di una bellezza così impressionante che è assurdo stare a lamentarsi, conclude Matteo Renzi nel suo libro. Bisogna lavorare sui singoli progetti, certo, e stringere i denti quando tutto sembra andare storto, ma anche avere in mente un forte progetto più grande. E quindi abbiamo visto appunto Napoli che addirittura potrebbe essere candidata per le Olimpiadi. Intanto c'era il tema sul giornale delle Universiadi di De Luca, il governatore è convinto che i giochi universitari rilanceranno la campagna. E infatti non è tardata ad arrivare la candidatura possibile, quantomeno accarezzata, come sede delle Olimpiadi. E quindi Pasquino dice già stanziati 280 milioni, siamo pronti per gli appalti. Cambiamo giornale, cambiamo quantomeno area di riferimento. Andiamo a vedere direttamente la pagina del Mattino proprio di Napoli. L'albergo dei poveri, allo Stato, prefettura, questura e altri uffici statali andranno nella struttura di Piazza Carlo III. L'immobile passerà dal comune all'agenzia del Demanio. Via libera in settimana, operazione da 120 milioni. Rivoluzione quindi per una delle strutture più importanti della città di Napoli, nella centralissima Piazza Carlo III, quindi delocalizzare uffici anche della prefettura e questura significa avere occhi vigili sul centro della città, in una delle zone più calde all'incrocio con Via Foria. Falsi permessi di sosta, la resa della NM non è una competenza degli ausiliari. E poi l'inchiesta
Materazzo, latitanza coperta, caccia agli indizi in due PC. Sequestrati a una famiglia di imprenditori non indagata, a breve l'esito della perizia, quindi si attende ancora di essere, insomma, che venga ritrovato Luca Materazzo, ormai latitante da molti mesi. Strisce blu, scontro sui poteri, così la NM si è arresa ai furbi, truffa dei permessi, lite ausiliari vigili, controlli aboliti dopo 8 mesi. Funicolare ancora chiusa, scatta la rivolta, basta rinvii, siamo stufi. I temi caldi quindi per Napoli in questa estate rovente restano quelli dei trasporti. Casa popolare occupata per 20 anni dal boss. Lui è detenuto, resta la famiglia. Nel palazzo ci fu un omicidio. In carcere intanto, vedete, cioè, resta quest'uomo che avrebbe appunto un ruolo di spicco nei vertici del clan, mentre la sua famiglia continua ad occupare l'alloggio abusivamente. Adesso parliamo dell'omicidio in strada. Killer in fuga su una Panda. La pista, vendetta a freddo, la da anni l'ex pentito era nella lista nera del clan d'Alessandro. Lo vediamo nella foto, l'uomo che è stato ammazzato in pizzeria, davanti a una pizzeria da Gerola, mentre la moglie era proprio davanti la porta dell'attività ristorativa in attesa che il marito parcheggiasse. Dopo settimane di calma apparente, la camorra torna ad uccidere in Campania. Agguato davanti alla pizzeria di Agerola, un 60enne, ex pentito di camorra, è stato freddato da una raffica di proiettili. Antonio Fontana è spirato durante la corsa in ambulanza verso l'ospedale Sabbiese. L'uomo, 60 anni, con un passato tra le fila del clan di Somma Maresca ed ex pentito di camorra, ieri sera intorno alle 21.30 era fermo nella sua automobile nei pressi di una pizzeria da Agerola. Sua moglie era scesa dalla vettura, era entrata in pizzeria e aspettava che l'uomo parcheggiasse l'auto. In quel momento una persona con il volto coperto è arrivata e gli ha esploso contro una gragnuola di proiettili, colpendolo al petto, al braccio, alla spalla sinistra. Poi, forse con un complice, è sparito nel nulla. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravi. Durante la disperata corsa verso l'ospedale, il 60enne è morto e la sua salma è stata trasferita all'obitorio. Qui, nel nosocomio Stabiese, in pochi minuti si sono riunite decine di parenti tra il pronto soccorso e l'uscita secondaria. Chiedevano la restituzione immediata della salma. Momenti di tensione altissima per i sanitari e operatori dell'ospedale. Intanto si indaga per capire perché Antonio Fontana è stato ucciso. Tra le ipotesi vagliate, anche quelle di un agguato di camorra. A farlo pensare le modalità dell'esecuzione, ma anche il passato di Fontana. Il fasano era uno dei pezzi da 90 della camorra stabiese e con un trascorso nel clan di Somma Maresca, operante proprio nel centro antico di Castellammare. Adesso andiamo sulla prima pagina del Mattino di Benevento. Brucia il Taburno, fiamme e paura, il tema dei roghi, superlavoro o giorni di superlavoro per i caschi rossi in questa estate rovente. In alto, Casa De Girolamo, il giallo della Barbie in giardino. Sul volto della bambola è incollata una foto della parlamentare. In corso le indagini della Digos. L'ha trovata una golf, una aiutante della De Girolamo, una domestica nel giardino, in una villa della signora De Girolamo, tra Benevento e San Nicola. Intanto Serie A, giallorossi, il giorno di Costa, quindi le novità che ci aspettano per il calcio Benevento. Andrea Costa, e per Cataldi resta il nodo del contratto. A sesto la testa fisico atletici e primi allenamenti agli ordini di Barroni, quindi si marcia verso l'esordio in Serie A. Andiamo a vedere l'online, le notizie dal web, andiamo a consultare 8pagine.it per vedere le novità direttamente in diretta dal giornale online che stiamo aprendo. Un attimo di attenzione, vediamo le ultime novità dal web. L'apertura: coppia in moto si schianta contro un'auto, gravissimo un giovane. Vediamo dove accade: a Salerno, una domenica di sangue, nei pomeriggi un altro schianto, questa volta ad Agropoli, lungo via Madonna delle Pace. Quindi un bilancio davvero difficile per quanto riguarda gli incidenti su strada in Campania. Consultiamo le slide. Auto incendiata nel giorno, in pieno giorno, a Rione Ferrovia, siamo a Benevento, e poi il crollo della palazzina, l'appello di Don Ciro, l'abbiamo già seguito anche sui cartacei, brucia la provincia, fiamme ovunque anche nel Salernitano. E da parte mia è tutto con l'edicola di 8 Channel. Vi ricordo che il prossimo aggiornamento in diretta con l'informazione per le 11 in punto.